Buon pomeriggio, sono Caterina e oggi ti presento due libri che ho acquistato, letto e recensito. Il primo libro che ti presento, questa è la sua copertina, Il fiume che volevo scrivere, Camille de Toledo, autore, l'editore è Neri Pozza, la traduzione di Alberto Folin, pagine 384, euro 22. Il secondo libro che ti presento è questo. Ecco qui. Pirocene, Viaggio nell'età del fuoco tra passato e futuro, codice edizioni, traduzione di Simonetta Frediani, pagine 240, euro 21. Parliamo di questo libro, Pirocene. Di che cosa tratta? Tratta l'argomento dei vastissimi incendi capaci di distruggere ampie zone di foreste e di bruciare ininterrottamente per mesi. Sono il sintomo, aggiunge l'autore, più evidente della deriva distruttiva assunta dal rapporto fra l'umanità e il fuoco. Secondo lo scrittore Stephen Pye, sono la firma inequivocabile dell'era in cui viviamo, un'era contraddistinta dal fuoco, il Pirocene, appunto. Non è un libro dedicato unicamente agli incendi, attraverso un linguaggio avvolgente, verrebbe da dire incandescente in questo caso, Pye ne tratteggia la storia partendo dal passato remoto della Terra. Il fuoco si è evoluto, aggiunge, prosperando in alcuni momenti della storia della vita sulla Terra e ritirandosi in altri, specialmente durante le glaciazioni del Pleistocene. Aggiunge ancora l'autore, giganteschi incendi sono la prova del rapporto malato con la natura e di un cambio d'epoca, il Pirocene, appunto. Ora parliamo dell'altro libro, Il fiume che volevo scrivere, Camille, eccolo qui, la copertina, Il fiume che volevo scrivere, Camille de Toledo, autore, Neri Pozza, editore. Traduzione di Alberto Folin, pagine 384, euro 22. Cosa parla di questo libro? Qual è il suo argomento? Parla della terribile siccità di questi mesi e delle inondazioni dall'altro lato. Va ripensato il rapporto con i fiumi, anche loro hanno dei diritti. I diritti della natura si propongono di perfezionare il nostro sistema di rappresentanza, di dare voci alle entità naturali che la modernità ha relegato nel silenzio. In un'intervista allo scrittore Camille de Toledo, il giornalista pone questa domanda: ma le ragioni dell'uomo non contano niente? Quando un fiume esonda e allaga il territorio, non è il nostro diritto fare qualcosa per difenderci? Lo scrittore risponde: con la svolta dei diritti della natura, d'ora in poi, diciamo che il mondo umano sarà difeso meglio se si ascolteranno le voci delle entità della natura. Esiste già, fa sapere l'autore, una direttiva 2000/60 stabilisce che il diritto del fiume a mantenere in buono stato ecologico viene prima del diritto dell'uomo a sfruttare le risorse e obbliga a trovare in ogni bacino idrografico un equilibrio tra le ragioni della società, quelle dell'economia e quelle della natura. In pratica, i diritti della natura consentono alle cose di diventare soggetti di diritto e di poter andare in tribunale. Il giornalista pone una seconda domanda. Non c'è pericolo che riconoscere i diritti al fiume finisca per negare i diritti alle persone? Lo sfruttamento del fiume permette di irrigare i campi e produrre energia elettrica. Camille de Toledo, autore del libro Il fiume che volevo scrivere, risponde in questa maniera: non c'è conflitto. Se concedi i diritti al fiume, non consenti solo a un'entità senza voce di difendere i propri diritti, ma difendi anche il diritto umano all'accesso all'acqua, ai passaggi, al rispetto della biodiversità. Per questo video è tutto. Ciao, al prossimo video.